Oggi andiamo in escursione a Mykonos in fai da te. Bentornati su Crociere Fai da Te. Se volete viaggiare in crociera risparmiando, siete sul canale giusto. Vi consiglio di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i video che pubblichiamo ogni settimana su Crociere Fai da Te. Qua sotto in descrizione del video trovate il link al nostro canale Telegram e canale Instagram dove pubblichiamo offerte e novità dal mondo delle crociere. E trovate anche il link al nostro sito web www.crocierefaidate.it dove potete scoprire tutte le novità per le escursioni e gli itinerari che potete fare. Ma oggi parliamo di Mykonos in escursione fai da te. Per quanto riguarda Mykonos è bene fare una precisazione prima di lasciarvi direttamente al posto. Quando una nave da crociera fa scalo al porto di Mykonos abbiamo tre possibilità. La prima possibilità è in rada davanti a Mykonos. In questo caso è la più comoda perché le navette della compagnia di crociera ci sbarcheranno direttamente sull'isola di Mykonos dove potremo iniziare la nostra escursione a piedi. La seconda possibilità è direttamente invece al porto di Mykonos. Il porto di Mykonos si trova fuori rispetto alla zona più turistica, alla zona centrale, quindi in questo caso si dovrà o acquistare la navetta messa a disposizione dalla compagnia o acquistare la soluzione alternativa di cui vi spiego tra poco nel video. La terza possibilità è in rada davanti al porto. In quel caso le scialuppe della compagnia vi porteranno dalla nave fino al porto e da lì potremo utilizzare gli stessi metodi che abbiamo visto per quanto riguarda lo sbarco se siamo attraccati direttamente al porto. Queste sono le tre possibilità che abbiamo quando facciamo uno sbarco per Mykonos. Ma adesso vi lascio direttamente al me del passato da Mykonos e vi spiego tutte le possibilità che abbiamo e che cosa possiamo andare a visitare sull'isola di Mykonos. Questo è il porto di Mykonos dove attraccano le navi. Quindi se la vostra nave attracca, scendete qui in questo porto. I bus della compagnia fermano là a sinistra dove vedete già altri pullman. E anche in quella zona arriverà la navetta messa a disposizione della compagnia che vi porta direttamente a Mykonos. In questo caso ovviamente arrivando via terra si arriva alla fine di Mykonos, quindi dalla parte opposta rispetto al punto di arrivo invece nel caso in cui la vostra nave attraccasse in rada. Se la nave attracca in rada in quel caso scenderete con le scialuppe, quindi vi porteranno direttamente nel porto vecchio di Mykonos, quindi in centro città, e da lì potete poi scegliere la vostra escursione a piedi. Se di qui invece volete scegliere in autonomia, più o meno in questa zona è presente un Seabus che praticamente al costo di 2 euro a persona a tratta vi porta direttamente a Mykonos, quindi 2 euro per andare, 2 euro per tornare a persona. In questo caso è la soluzione più economica che potete scegliere e anche comoda perché vi porta direttamente in centro a Mykonos al porto vecchio, dove vi lascerebbe anche la scialuppa in caso di sbarco in rada. Da lì poi potete raggiungere Fabrica, che è la stazione dei bus, attraversando Mykonos a piedi con una piacevole passeggiata e raggiungere praticamente tutte le spiagge di Mykonos con un prezzo molto basso. Altrimenti sempre in quella zona sono presenti anche dei taxi che vi permettono magari di organizzare un giro dell'isola. In questo caso noi non l'abbiamo utilizzati, quindi non saprei consigliarvi dei costi esattamente su quello che potrebbe essere l'escursione con il taxi. Una volta scesi dalla nave, quindi a destra sempre dritto fino a raggiungere il chioschetto del water taxi. Da qui 2 euro a tratta, quindi 2 euro andata, 2 euro ritorno ogni 15 minuti fino a mezzanotte. Quindi lo potete utilizzare anche per un'uscita notturna. Seabus che ci mette veramente poco a portarvi dalla nave, quindi dal porto, fino alla zona centrale di Mykonos. Da qui poi è possibile scendere e perdersi nelle vie di Mykonos o volendo raggiungere Fabrica, che è la stazione dei bus per raggiungere le varie spiagge. In base al tempo che avete a disposizione e a quello che volete fare, il mio consiglio è, se avete abbastanza tempo, il mattino magari potete andare in spiaggia come abbiamo fatto noi prendendo un pullman da Fabrica, che è la stazione di partenza. In questo caso mettete sul telefono il navigatore verso Fabrica, vi porterà a piedi, da lì prendete il pullman, in questo caso noi abbiamo raggiunto la spiaggia di Paradise Beach.
Questa è una delle spiagge più famose dell'isola, molto attiva negli orari dell'aperitivo, mentre molto tranquilla, come vedete, se arrivate di prima mattina. Il costo non è contenuto, noi per una prima fila abbiamo pagato 35 euro a lettino nel 2023, quindi un prezzo abbastanza elevato, ma abbiamo goduto di una spiaggia praticamente vuota fino all'ora di pranzo, orario in cui poi sono iniziate ad arrivare i turisti e tutti quelli presenti sull'isola che si preparavano per l'orario poi dell'aperitivo, che è quello più attivo e più confusionario. In questo caso noi ci siamo stati in agosto, l'acqua non era particolarmente calda anche se era tranquilla. Andando al mattino in spiaggia, se avete uno scalo lungo come nel nostro caso, avete ancora tempo di ritornare per Mykonos e fare un giro in città per godervi un po' di shopping o visitare i tipici mulini a vento, vi permettono di godere anche di una vista sulla piccola Venezia. Da qui si possono ammirare anche le navi attraccate in porto e scattare delle belle fotografie. Invece in centro a Mykonos non perdetevi un gyros di Jimmy's particolare e potete farvelo preparare come preferite. Dal porto di Mykonos raggiungere Mykonos a piedi non è consigliato perché si passa dove passano le macchine, quindi non è un suggerimento che vi do, mentre invece qui al porto è presente una piccola spiaggetta veramente piccolissima che si può raggiungere a piedi, se no passando sempre sulla strada che vedete sopra si può raggiungere questa spiaggia invece che è più ampia, anche dotata di ombrelloni e potrebbe essere una valida alternativa se non volete raggiungere fabbrica e poi prendere un bus. Anche qui dovrete passare a piedi, ma è molto più semplice, magari potete vedere se riuscite a trovare un taxi che vi porta fino lì, altrimenti è anche raggiungibile a piedi e vi permette di fare un bagno vicino al porto. Queste sono un po' le varie possibilità che avete per quanto riguarda la visita a Mykonos. Se come nel nostro caso partite alla sera, potete godervi anche la vista direttamente dalla nave e poi la vista una volta partiti in navigazione. Se avete qualsiasi domanda su Mykonos potete lasciare un commento qua sotto, rispondo sempre a tutti. Fatemi sapere se voi siete già stati sull'isola, cosa avete scelto di fare, se fare un'escursione verso una spiaggia o perdervi nei vicoli della città. A noi è piaciuta molto e ci torniamo sempre volentieri. Per questo video da Mykonos è tutto, noi ci vediamo alla prossima navigazione. Ciao da Enrico!